Ciao e benvenuto o benvenuta in questo video. Sono Elena Vella, pluricampionessa europea di baciata, vicecampionessa del mondo di baciata, una ballerina di danza che ha studiato tantissimo in accademia. Insomma, sono qui per darti un consiglio su alcune tecniche di prese. Ti sei mai chiesto o chiesta come si fa a non sembrare dei sacchi di patate quando si cade da una presa? Bene, allora, oggi spiegherò un piccolo segreto. Ovviamente c'è uno studio a riguardo, una preparazione che noi spesso ripetiamo ai nostri allievi, e abbiamo anche dei programmi come ad esempio Osei Elena Show Project, dove ti andiamo a spiegare realmente come si fa a preparare una presa e come si fa a preparare il fisico. Ma ad ora una cosa molto importante che non tutti dicono è come si appoggia il piede dopo la fine di una presa. Quindi un segreto è appunto il muscolo che va a costruire il piede, perché noi spesso andiamo ad allenare sempre molte parti del nostro corpo, ma il piede ce lo dimentichiamo sempre. Ma il piede è un elemento molto molto importante del corpo. Quindi un esercizio importante è mettersi in sesta posizione, quindi con i piedi vicini. Una sesta posizione è una posizione di danza classica, la mano, se siete a casa, appoggiati sul muro, e andare in relevé con tutti e due i piedi. A questo punto dobbiamo cercare di allenare sia il metatarso che la punta, affinché iniziamo a costruire i muscoli del piede che serviranno ad attutire la caduta dopo una presa. Quindi, una volta che siamo in relevé, andiamo a stendere la punta prima con un piede e poi con l'altro. Quindi prima un piede e poi ritorno con il metatarso in mezza punta, e poi l'altro piede, e poi ancora, e 1, 2 e 3 e 4. Lo posso fare anche in questa direzione con tutte e due le mani sul muro, in modo tale che siete comode, potete appoggiarvi. Quindi stendo. Cosa importantissima è non fare pressione sul piede quando fate la punta, ma devi fare metatarso e con i muscoli del piede stendere la punta. La punta deve essere comunque sostenuta, non deve essere appoggiata, non dovete andare oltre. Quindi da qui, relevé, punta, non questo, ma questo, e vado all'altro. E altro esercizio da fare è mettersi in prima posizione, fare lo stesso esercizio però accentuando il movimento con un plié dell'altra gamba. Quindi io andrò a fare metatarso, quindi mezza punta, plié e stendo l'altra gamba, l'altra punta, metatarso e ritorno in prima. Farlo un paio di volte da un lato e un paio di volte dall'altro lato. Stendo. Anche quando stendo la punta e vado in plié, mi raccomando, non devi appoggiarti sulla punta, sul collo del piede, ma devi sostenere la punta in questo modo. Ok? Questo, se imparerai a fare questi piccoli esercizi, pian piano capirai come non atterrare con il piede piatto, perché l'errore che si fa spesso è fare anche rumore e appoggiare tutto il piede con il tallone completamente a terra. Invece il movimento è esattamente questo: da qui salto e ritorno mezza punta giù e ritorno e ritorno. Ok? Questo è uno degli esercizi che ti aiuterà a sviluppare i muscoli del piede. Se vorrai più consigli, maggiori consigli, segui comunque le nostre pagine Osei Elena, Osei Ferrante e Navella, in modo tale che potrai vedere anche i programmi che abbiamo riguardo questi consigli. Grazie, a presto, ciao!